Salve a tutti, sono il professor Samari Francesco e in questo video desidero parlare di cosa fare in caso di Covid o in caso ovviamente di sospetto dello stesso. Allora, possiamo dividere essenzialmente quattro casistiche. Essenzialmente la prima per quanto riguarda gli operatori scolastici, quindi ATA, professori, dirigenti. Quindi che cosa accade? Scriviamolo primo caso, operatore scolastico con sintomatologia. Sintomatologia, ovviamente sapete tutti quali sono i sintomi da Covid-19, non sto qui a ripeterli. Se sarà necessario potete anche lasciare dei commenti per chi magari non è per chi ha dei dubbi. Allora, la prima cosa da fare su tutte è assicurarsi che indossi la mascherina. Questo è l'aspetto fondamentale. Indossi la mascherina. Sappiamo tutti che stare 4, 5, 6 ore a scuola con la mascherina diventa molto difficile, però in questi casi ovviamente è fondamentale che ci sia la mascherina per limitare la possibilità che in caso di positività al Covid questo possa essere trasmesso. Il secondo punto, si deve procedere all'invito a tornare a casa, a tornare immediatamente a casa e a consultare l'MMG. Per coloro che non conosco questa sigla, ovviamente l'MMG è il medico di medicina generale. In ogni caso ci sono anche dei numeri, queste sono, diciamo, le linee guida. Io vi parlo delle linee guida. L'MMG, il medico, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DDP. Quindi al Dipartimento di Prevenzione. MMG passa poi per il DDP al Dipartimento di Prevenzione. A quel punto il DDP provvederà all'esecuzione del test diagnostico. Scusate, voglio assicurarmi, sì, la registrazione è avviata. Ok. Secondo luogo, cos'altro può capitare? Sempre agli operatori scolastici. Bene, che la sintomatologia si manifesti a casa. Sintomatologia ovviamente. L'operatore deve consultare l'MMG, consultazione MMG, deve comunicare alla scuola l'assenza di lavoro per motivi di salute con certificato medico, come al solito, quindi comunicazione alla scuola. Solitamente è giusto comunicarlo alla segreteria docenti. L'MMG richiederà tempestivamente il test diagnostico, quindi test diagnostico, e lo comunica al DDG. Scusate, DDP, anch'io mi sto
confondendo con tutti questi acronimi, e il DDP provvederà all'esecuzione del test diagnostico, quindi esecuzione del test. In ogni caso, a scuola tutte le persone che, tutti gli operatori che entrano essenzialmente mettono nome, cognome e firma, quindi poi sarà facile risalire a tutte le persone che potrebbero essere entrate in contatto. Per quanto invece riguarda gli alunni, queste cose insomma sono secondo me importanti perché è il primo anno probabilmente che ci troviamo e ci troveremo a dover lavorare in questa situazione particolare, quindi è bene fare un richiamo generale per non perdere insomma la calma e cercare di risolvere al più presto il problema. L'alunno presenta sintomi. L'alunno comincia a presentare sintomi. Ovviamente presenta sintomi dove? Comincia a presentare i sintomi a scuola. Prima cosa da fare, l'operatore scolastico lo segnala al referente scolastico Covid-19. Quindi comunicazione al referente scuola Covid-19. Punto secondo. Io sto facendo una sintesi, di tutto quello che c'è da fare. Il referente scolastico ovviamente chiama i genitori dell'alunno, si chiamano i genitori, ovviamente dell'alunno, e l'alunno deve attendere in un'area separata con mascherina chirurgica deve essere assistito dall'operatore scolastico con mascherina chirurgica. Quindi alunno e operatore attendono, questo è importantissimo, con mascherina. Ovviamente io dico mascherina chirurgica, ma se avete la possibilità di avere la mascherina FFP2 o KN95, che è decisamente superiore perché non dà solo una protezione passiva, cioè non, la mascherina previene il contagio verso gli altri, l'FFP2 previene il contagio anche verso di noi, cioè ci protegge al 95% dal coronavirus, anche qualora la persona non dovesse indossare una mascherina. Questo ovviamente in caso anche di protezione agli occhi, perché sappiamo benissimo che il Covid può essere trasmesso anche attraverso gli occhi. Ovviamente protegge al 95% che cosa? Le vie respiratorie nel momento in cui si va a respirare. Poi è ovvio che tutte le altre precauzioni, detergersi le mani, cambiarsi eventualmente i vestiti, metterli e fargli fare insomma una disinfettarli, eccetera, eccetera, queste sono tutte cose che sono fondamentali in caso di sospetto, caso di Covid. Vanno pulite e disinfettate superficie, distanza o aree di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa. Quindi l'alunno attende dove? In un'aula, in una area separata, e disinfestazione, più che disinfestazione, la zona di attesa. Ovviamente, a mio avviso, sarebbe anche il caso di disinfettare anche tutta l'aula dove è stato l'alunno. I genitori devono contattare il PLS e l'MMG per la valutazione clinica del caso. Già ho detto che cosa si intende per il pediatra di libera scelta, ovviamente, e il medico di medicina generale. Questi ultimi richiedono il test diagnostico, richiesta test con conseguenze, comunicazione al DDP.
Dipartimento di Protezione e il Dipartimento di Protezione provvede al test. Ultimo caso, sempre riguardante il discente, lo studente, l'alunno ha sintomatologia a casa. Studente con sintomatologia da Covid a casa. Sappiamo anche che il periodo di incubazione può essere anche fino a 15, massimo 20 giorni. Prima cosa, l'alunno deve restare a casa. Resta a casa, i genitori informano il PLS e l'MMG, quindi informare PLS e MMG. Ovviamente anche i genitori devono essere messi al corrente di queste questioni. Non è che se l'alunno comincia a tossire, a 38 di febbre, mal di gola, difficoltà di respirazione, i genitori se lo tengono a casa e non comunicano niente alla scuola. Sarà fondamentale anche una collaborazione tra scuola e genitori. Genitori dello studente a quel punto comunicano l'assenza scolastica per motivi di salute. Quindi assenza alla scuola per motivi di salute. A quel punto PLS MMG richiede il test diagnostico, lo comunica al DTP. PLS MMG passa per il DDG, DDP e DDP richiede tempestivamente l'esecuzione del test diagnostico. E si arriva quindi al test. Questi sono essenzialmente i casi che si possono presentare. Io direi che con questo è tutto. Auguro a tutti i miei colleghi e a tutte le persone che si apprestano ad essere convocate, ovviamente, di poter lavorare in maniera proficua, serena, professionale, e mi auguro ovviamente che anche quest'anno possa essere un anno, importante. La scuola è fondamentale per la nostra società. Con questo io vi ringrazio, vi saluto e alla prossima.